Ma l'anime di Mortata! Allora, interessante, molto interessante, guarda. Di che parla? Si chiama Comic and Communicate, è la storia di una ragazza che ha un disturbo della comunicazione e ricorda cosa molto importante. Solo perché una persona trova difficile comunicare, non vuol dire che non voglia interagire con gli altri. Certo, quindi sarebbe come dire, solo perché una persona trova difficile andare in bagno, non vuol dire che non voglia cagare. Sì, è così il concetto, però non c'è da prenderla in giro, perché lei non parla. Veramente ha detto miau. Anonimo. Senti, lei non parla, lei scrive. Senti poverina che scrive, senti cosa scrive, come faccio a parlare? Con la bocca. La, poverina, la capisci un attimino sta ragazza? Allora, se ho successo cosa faccio dopo? Non sono capace a parlare, non so come si parla, non so cosa fare dopo aver parlato. Ascolti quello che ti rispondo, no? Ma la smetti di diminuire il problema di sta ragazza? Senti quante cose, cioè che cosa succede se vengo rifiutata? Come farò a parlare di nuovo? Se pensano che sono noiosa, se il mio sorriso non piace, che cosa devo fare? Gilda, 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 dagli una mano, su, che cosa deve fare sta ragazza? Gilda, hai scritto? Deve farsi meno pippe mentali. Che cavolo. Ma Gilda, ma non si può sminuire sta, c'è un disturbo, poverina. E poi scusami tanto, perché l'hai scritto invece di dirmelo? L'ho scritto a lei, perché se ci parla non mi risponde. Ma l'anime dell'immortà. Guarda che figata! Tact Open in Destiny, un meteorite cade e dalle sue scaglie genera un sacco di esseri mostruosi che odiano la musica. Questi mostri che odiano la musica si chiamano... Smetti di contare! Vicini. Fai troppo così, no! Si chiamano vicini. Sì, vicini, pure troppo. No, si chiamano D2, D2. E voi, se generate una qualunque forma di musica, questi si incazzano e distruggono tutto. Come inizia la serie? Con una città che c'ha proprio un bel pianoforte lì, caruccio caruccio, e sul pianoforte c'è scritto ricordatevi di suonarmi qualche giorno. No, lì un pianoforte ce lo può mettere solo qualcuno che odia la città. È come per esempio io che sono intollerante al lattosio, de punto in bianco mi trovo un bicchiere di latte davanti con un biglietto che ho scritto ricordati di fare qualche sorso ogni tanto. Cioè, chi me lo può dare? I vicini, Matteo! Sono i vicini che mi vanno male come i cittadini della città. Però, cari vicini, avete sbagliato perché io non sono intollerante al lattosio, capito? Era un esempio! Tu bevilo lo stesso! Ma perché, Gilda? Perché almeno mentre bevi non canti. Ma tu ti guardi questi anime, ma ci sono delle scene assurde. Ma nessuno dei personaggi gli dice niente, scusa. Ma perché tu ci metteresti bocca? Certo. Allora senti, in questa città c'è un pianoforte. Chiunque lo suona attira dei demoni che distruggono tutto. Arriva questo e lo suona. Io gli direi, ma vedi che ti daggli mano. Oh Gilda, gli è scomparsa la mano. Gilda, aspetta, cambiamo serie che è meglio. Okay. Allora c'è un paladino, allevato da un fantasma, un guerriero e una sacerdotessa. Il fantasma gli insegna il gioco d'azzardo. Il guerriero gli insegna a reggere l'alcol. Niente di utile. Poi però c'è una spada veramente utile, ma non gliela danno perché dà dipendenza. Te rendi conto che cazzata? E la sacerdotessa non dice niente. Cioè tu che gli diresti? Ma picchi non picchi fuoco. Ma... Gilda, te ne viene con anche! È successo davvero! Senti, no, cambiamo. Ma c'è una bambina, un genio, vive sottoterra e ci sono tanti labirinti. Lei li vuole mappare tutti e lei ce la può fare, ma siccome è una bambina da 9 anni, la trattano male e dicono: senti, tu sei solo una ragazzina, devi fare quello che ti dico io. Omae wa kodomo da! Iu koto kike! E io gli direi: ma perché non m'hai ammazzato? Io penso che tu non ci devi mettere più in bocca, Gilda, penso però.